Arte senese in anteprima, ovvero una breve anticipazione di quello che potrete vedere visitando di persona la mostra al Santa Maria della Scala di Siena. Dall'interno della mostra, Federica Olla per il Centro Guide Siena e Toscana. Mi trovo di fronte alla Crocifissione di Pietro Lorenzetti, collocata negli anni 30 del 1300. Il Monte dei Paschi acquisì quest'opera nel 1986, dopo che però era già stata esposta durante la mostra del Gotico a Siena qualche anno prima, già attribuita a Pietro. Oltretutto attribuzione confermata anche negli anni 60 dal critico d'arte Roberto Longhi. Si tratta di un piccolo trittichetto di un altarolo portatile a cui manca ovviamente un'anta. Una delle ante è ancora presente ed è stata individuata come parte del complesso in una fase successiva ovviamente al suo ritrovamento, perché erano due pezzi staccati che sono stati individuati come parte della stessa opera. L'altra anta è appunto ormai andata persa, però possiamo attribuire allo stesso trittico appunto l'anta che abbiamo ritrovato, proprio perché la sua misura, nonostante manchi la modanatura aggettante che invece caratterizza la parte centrale, è comunque completamente chiudibile e di forma rispetta perfettamente le misure e anche lo stile dello stesso trittico. Si tratta di una bellissima crocifissione dove al centro i personaggi sono appunto la Vergine, la Maddalena che abbraccia la croce e il San Giovanni Evangelista. La forza emotiva di quel manto arancio che cade dalle spalle della Maddalena nello slancio doloroso e sofferente nel suo abbraccio conferisce a questa piccola opera una grande carica emotiva, appunto. Mentre nell'anta laterale individuiamo una Madonna Annunciata che ovviamente faceva pandan con l'angelo annunciante nell'anta accanto, praticamente quella che appunto a noi manca, e dei santi, Santi Pietro e Paolo, e probabilmente un San Giovanni Evangelista, con accanto il donatore, che come si vede è in ginocchio più piccolo rispetto agli altri personaggi e che appunto fa mostra di sé, visto che era colui che probabilmente non solo aveva pagato l'opera, ma anche che la sfruttava per la preghiera domestica. Quindi è un piccolo altarolo portatile e per uso domestico, per uso privato, che veniva molto spesso commissionato da personaggi che se lo potevano permettere ai grandi artisti del tempo. Un altro elemento che ha permesso di identificare la Valva Superstite, questa, la parte destra appunto, come facente parte dello stesso trittico, è anche il fatto che la punzonatura delle aureole sia la stessa, cioè lo stampino utilizzato per poter decorare le aureole della Madonna, del San Giovanni e anche dei santi laterali è praticamente lo stesso. Nonostante però, come appunto è stato individuato da alcuni critici, che le figure del trittico centrale, cioè della parte centrale del trittico, siano leggermente più fragili rispetto invece alla solidità delle raffigurazioni dell'anta. I santi sono più scultorei, sono più solidi, come appunto è più, diciamo, coerente con il lavoro di Pietro Lorenzetti, mentre le figure centrali sono leggermente più leggere. Molto altro ancora c'è da sapere e da raccontare visitando la mostra di persona. A presto!